Ciao ragazze e ciao ragazzi, io mi chiamo Anna Fumagalli, sono una modella della Fashion Concept Agency. Oggi, insieme alla mia amica che studia moda, Martina Palermo, volevamo proporvi tre outfit che avessero un accessorio in comune, cioè un accessorio che è stato un must-have autunno-inverno 2019-2020, che magari avete nell'armadio e non sapete come utilizzare nelle altre stagioni dell'anno, comprensibile. Infatti, anch'io mi sono fatta aiutare. Questo accessorio di cui stiamo parlando è lo stivaletto bianco. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito, ma prima andate a seguire me e Martina su Instagram. Io mi chiamo Anna-Fumagalli e lei It's Martinella. Cominciamo. Ok, allora per il primo look abbiamo pensato a un look che ricordasse le mattinate invernali, quindi giocasse su più o meno due sfumature di bianco, perché utilizzare uno stesso colore per un intero outfit è molto di tendenza, o almeno così dice Martina, io mi fido. Infatti il look era una ficata, quindi vi suggerisco di provare. Io ho utilizzato una camicetta bianca, un maglioncino bianco, un pantalone palazzo bianco, un cappotto bianco e poi ci ho aggiunto degli accessori, un paio di accessori, cioè una borsa grande e un cappello che fossero neri e che richiamassero i bottoni del cappotto. Per il trucco, chiaramente un trucco da giorno, quindi un trucco che fosse delicato, giusto una riga di eyeliner e un rossetto nude. Per il secondo outfit abbiamo pensato a un outfit che andasse bene per tardo pomeriggio oppure per un cocktail in primavera o in autunno. Quindi abbiamo optato per abbinare insieme ai nostri stivaletti bianchi immancabili, un pantalone a zampa di elefante a quadretti bianchi e neri, un top bianco con le bretelline nere e una giacca di pelle nera. Come accessori abbiamo pensato a una borsa di medie dimensioni nera e degli orecchini a cerchio. Ho semi raccolto i capelli e il trucco è sicuramente un pochino più audace, è un trucco focalizzato sugli occhi con uno smokey eyes nero e un rossetto nude di una tonalità più scura di quella del primo outfit. Il terzo e l'ultimo look è forse quello che mi ha ispirato di più di tutti perché mi ha dato un'idea di come abbinare i miei stivaletti amatissimi bianchi d'estate. Quindi col caldo, giustamente Martina mi ha detto non li mettere durante il giorno con 40 gradi, ma indossali per un'uscita serale dopo cena. In questo caso li ho abbinati a un vestitino stretto, colorato e glitterato a bretelle, sotto al quale ho messo una camicetta bianca che è la stessa del primo outfit. Come accessori, una cinta bella stretta in vita, appunto che segnasse il punto vita, una borsetta d'oro, cioè di un colore che vada bene con il vestito. Gli orecchini sono grandi e sono colorati, nel video probabilmente i miei orecchini non si vedono, ma giuro che li indossavo. I capelli sono sciolti e mossi e il trucco ha un focus sulle labbra perché ho indossato un rossetto vivace estivo. Eccoci qui, è tutto, quindi vi posso liberare, ma se volete vedere altro, se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altri outfit, se avete qualche accessorio che vi piacerebbe davvero indossare, magari durante le varie stagioni o in varie occasioni, ma non sapete assolutamente come abbinarlo, chiedetemelo, io vi farò da tramite con Martino, oppure chiedetelo direttamente a lei. Io sarò contenta di fare altri video per voi. Quindi lasciatemi un commentino qui sotto, mettetemi un mi piace e andatemi a seguire su Instagram, anna-fumagalli, e seguite la mia consulente d'immagine Martina Palermo, It's Martina là su Instagram e ci vedremo per i prossimi video. Bacioni! Mi chiamo Giorgia Lori, ho 19 anni e sono una modella fashion concept. Vivo in Toscana, ma per gli studi mi sono trasferita a Roma, dove frequento la Sapienza e studio lingue. Ho deciso anch'io di partecipare all'Outfit Challenge e per questo ho scelto i miei tre outfit. Prima di mostrarveli, vi lascio qua sotto il mio profilo Instagram, trattino basso Giorgia Lori, trattino basso. Ciao a tutti e spero vi piacciono! Ho realizzato questo outfit per una serata o una cena con le amiche e per farlo appunto ho usato un paio di scarpe nere con un po' di tacco, un completino di camoscio color cammello, un toppino nero, una borsetta nera di Gucci e una sciarpina di Burberry. Per questo secondo outfit ho scelto un outfit sportivo e ho utilizzato una tuta dell'Adidas su questi colori marrone e beige, un paio di fila bianche alte e un toppino nero. Per il mio terzo outfit ho pensato a una passeggiata in città.
e per realizzarlo ho utilizzato uno stivale alto nero, una gonnellina nera, cinta nera, una magliettina a righe bianche e fucsia, una borsetta gioiello, cappellino nero di Stradivarius ed infine un cappottino bianco di Simon Mees. Ciao a tutti ragazzi, sono Lucrezia Beranzoli, modella romana dell'agenzia Fashion Concept. Ho 20 anni e vivo a Roma e nella vita studio scienze farmaceutiche alla Sapienza con la speranza di riuscire ad entrare un giorno in medicina. Bene, cosa state facendo? Me lo fate sapere nei commenti e vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube Fashion Concept Channel, quindi di attivare la campanellina perché su questo canale potete trovare molti video veramente interessanti. Inoltre se avete voglia potrete benissimo seguirmi sul mio account Instagram che vi lascio qui sotto, lucre.e. Allora, oggi per voi ho preparato tre outfit ideati sulla base di tre borse. La prima, il primo outfit, appunto lo ho creato utilizzando diciamo questa borsa. Nel secondo l'outfit partirà, diciamo verrà creato su questa borsa, mentre nel terzo avremo una normalissima pochette su cui appunto ho creato tre outfit. Dopo avervi mostrato gli outfit volevo spiegarvi come sono nati appunto. Ho ritrovato questi due borsi nell'armadio e invece di accantonarle ho deciso di ritirarle fuori e di renderle protagoniste dei miei outfit, poiché secondo me sono borse fantastiche anche se di collezioni molto vecchie. Questa è di Prada mentre questa è di Guess. E quindi ho deciso di renderle protagoniste dei miei outfit, poiché secondo me potevano donare quel tocco in più all'outfit. Quindi se i miei outfit vi sono piaciuti fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Fashion Concept Channel, di attivare la campanellina e di seguirmi sul mio account Instagram lucre.e. Ciao a tutti!